mio impegno sarà quello di portare all'Assemblea regionale i temi come agricoltura, pesca e artigianato e soprattutto portare temi appunto di sviluppo e opportunità per i giovani. I giovani si devono avvicinare alla politica e devono votare. Il 5 novembre i giovani devono andare a votare perché è un loro diritto e un loro dovere. Il mio impegno soprattutto nel campo dell'agricoltura, quello delle macro aree, la macro area B, dove facciamo parte dell'agricoltura intensiva che si deve cambiare assolutamente, si deve revisionare il punteggio e il calcolo, perché non possiamo accedere ai finanziamenti e alle misure per quanto riguarda la parte degli agriturismi, ma anche delle fonti rinnovabili e dei B&B dell'agriturismo. Quindi dobbiamo fare qualcosa per superare questa criticità. I temi che sono di interesse di questo territorio, per lo sviluppo di questo territorio, riconosciamo benissimo, riconosciamo noi, ma riconoscono anche i nostri giovani e i nostri candidati come Silvia. I trasporti, l'agricoltura, il turismo e naturalmente l'occupazione, questo io parlo dei settori che possono risolvere il grandissimo problema del lavoro e dell'occupazione, la formazione, tutto ciò che può portare la nostra terra a essere una punta di eccellenza nel panorama mediterraneo ed europeo. Abbiamo dimostrato di saperle fare alcune cose difficili e di essere i più bravi a farle. Occorre una continuità di idee e di impegno e naturalmente un governo regionale che risponda anche alla sollecitazione dei rappresentanti del territorio. Usciamo fuori da 5 anni di governo disastroso, la Sicilia purtroppo è quella della storiella del tiranno di Siracusa, che ogni volta che ne arriva uno nuovo è peggio del precedente. Questa volta noi vogliamo invertire la tendenza, ma per invertire la tendenza occorrono giovani come Silvia che si mettono in campo, che dedicano il loro impegno alla cosa pubblica, perché questa è una terra dove tutti pensano solo a se stessi. Pochi pensano anche invece al pubblico interesse. Silvia, con la sua freschezza, con la sua gioventù, con la sua veramente forza di chi vuole crescere dal punto di vista professionale, in questo caso anche politico, sarà un punto di riferimento importante per l'intera provincia di Trapani. Noi abbiamo delle vertenze in piedi che sono urgentissime, dall'aeroporto di Birgi al sistema dei trasporti, al completamento della bretella autostradale da Mazzara a Birgi, appunto, alla messa a rete di un sistema turistico che ha enormi potenzialità, però vive di episodi e vive anche di frammentazione eccessiva delle dinamiche, diciamo, turistiche. Quindi il rapporto tra la regione e gli enti locali si è deteriorato, i comuni sono stati trascurati da questo governo regionale che ha ridotto i trasferimenti, quindi c'è un grande lavoro di cucitura economica, sociale e istituzionale, e questo grande lavoro noi spereremmo che siano i giovani ad affrontarlo, se ritengono, anche con la nostra esperienza alle spalle. Il programma Centrodestra è incentrato sul rilancio della Sicilia. A differenza di altri che devono spiegare, soprattutto il PD, il danno che ha fatto la Sicilia per 5 anni, e i grillini devono dimostrare l'assoluta inesistente opposizione che hanno fatto a Crocetta, noi abbiamo un grande programma di rilancio per la Sicilia incentrato sulla fiscalità di vantaggio, sull'abbattimento del bollo della prima auto, sulla creazione di un made in Sicilia integrato tra turismo, cultura e agroalimentare. Dobbiamo creare start-up, favorirle, sostenerle, giovani imprenditori che possono, invece che andare via, restare qui e costruirsi un futuro per loro e le loro famiglie.